Buonasera amici, bentrovati. È la puntata della settimana che conclude 5 giorni intensi della programmazione di newtuscia.it. Come potete vedere dal titolo, questa sera parliamo di una notizia di occupazione. Purtroppo il gruppo Rory, dopo circa 3 anni più o meno di approfondimenti sulla vicenda dei presunti licenziamenti, ha deciso di passare all'azione. Purtroppo ha deciso di farlo nella maniera più negativa nei confronti dei dipendenti. Si parla di 18 licenziamenti che nelle prossime settimane potrebbero, proviamo ad utilizzare il condizionale per lasciare un barlume di speranza, avvenire nelle sedi anche della provincia di Viterbo. Parliamo della casa di cura di Nepi, dove sono previsti 12 licenziamenti, e la clinica Nuova Santa Teresa 6. È frutto questo di uno scontro, tra l'altro anche a livello sindacale, tra l'Unione Sindacale di Base, appunto il sindacato dell'Unione Sindacale di Base e la CGIL. Uno scontro a colpi di comunicati stampa che noi ovviamente abbiamo pubblicato allo stesso modo e alla stessa rilevanza, provocato dal primo comunicato che la CGIL di Viterbo, nella persona della dottoressa Ambrosini, responsabile FP CGIL, ha fatto con dei toni molto duri nei confronti dell'USB. La CGIL non lascia ombra a dubbi e parla di colpa dell'Unione Sindacale di Base per il mancato accordo del 18 settembre del 2015, in cui, dice la CGIL, fummo noi e la CISL e la UIL a firmare l'accordo per un accordo di solidarietà, lo ricordiamo, e successivamente un altro accordo che fu di nuovo respinto dall'USB per la cassa integrazione. Quindi uno scontro su due fatti molto precisi, vale a dire la mancata firma da parte dell'Unione Sindacale di Base di questi due accordi. E la motivazione, secondo l'USB, che poi ha immediatamente risposto con toni più pacati alla CGIL, era diciamo, la firma all'interno delle strutture e la respinta da parte degli stessi dipendenti di questo tipo di accordo. Quindi l'USB non volle firmare ciò che, secondo appunto le dichiarazioni nel comunicato di risposta dell'USB, non era stato voluto dagli stessi dipendenti. Fatto sta che già sono partite purtroppo le prime lettere di licenziamento. Si parla di 4 lettere che hanno già raggiunto, anzi 5, chiedo scusa, 2 fisioterapisti, 2 OS, quindi operatori sociosanitari delle due strutture, e un portiere. Quindi un fatto che di per sé è molto grave, in quanto, come hanno ribadito anche l'USB e la stessa CGIL, va a colpire già il martoriato mondo della sanità viterbese e le stesse strutture sanitarie che avrebbero dovuto garantire una copertura maggiore insieme alla ASL di Viterbo. Un accordo che, lo ricordiamo, fu proposto il 18 settembre del 2015 dalla Triplice, quindi dai Confederati, CGIL, CISL, UIL, e respinto dalla UIL, che, lo ripetiamo, disse e così non hanno voluto gli stessi dipendenti. A monte di tutto c'è anche una lettera che in giornata è stata scritta dalla stessa USB a firma del responsabile sanità USB di Viterbo, Aurelio Neri, direttamente alla ASL di Viterbo e al prefetto, che appunto in poche righe giunge la notizia, si legge nell'USB, che la Rory ha avviato le procedure di licenziamento per parte del personale motivate da crisi aziendale. La scrivente organizzazione sindacale, quindi la USB, non ritiene tale scelta congrua con quanto discusso con l'azienda stessa, in quanto appare infondata, continua la nota, la motivazione di crisi aziendale e perché tale decisione rischia di compromettere i livelli di assistenza che la struttura offre. L'USB chiede una rivisitazione da parte dei destinatari di questa breve lettera, vale a dire il direttore generale della ASL, Daniela Donetti, il prefetto di Viterbo, la dottoressa Piermatti, e
e la direzione del gruppo Rory, naturalmente, e di rivalutare queste lettere del gruppo presieduto da Angelucci. Quindi una situazione drammatica, lo ricordiamo, e più che una guerra di sindacati, in realtà la notizia, ovviamente, quella negativa, è un ennesimo colpo alla occupazione della provincia di Viterbo e un colpo alla più importante, al nostro giudizio, che è quella della sanità, che riguarda la salute di tutti. Torneremo anche noi a parlare di questo importante caso, che purtroppo sembra non avere risoluzione immediata. Chiudiamo la settimana con questa notizia. Invito sempre tutti, per chi lo vuole fare, a condividere questa live sulle vostre bacheche, a invitare gli amici e i conoscenti a condividerle e a invitare gli amici delle pagine e dei gruppi. Ringrazio ancora una volta tutti quelli che mi seguono giornalmente su newduscia.it. Come potete vedere, facciamo un'informazione il più possibile equilibrata, non siamo noi ovviamente a dirlo, pubblicando sia i comunicati riguardanti una parte che l'altra, sia dal punto di vista della politica, sia dal punto di vista dei sindacati, e cerchiamo nel nostro piccolo di essere il più possibile equilibrati. Auguro buon fine settimana a tutti. L'appuntamento è a lunedì, in cui torneremo con questa rubrica che, ripeto, sta avendo nella sua sperimentazione un buon successo, sicuramente migliorabile, in attesa dei ben più importanti appuntamenti video televisivi che abbiamo in cantiere. Grazie a tutti e l'appuntamento è a lunedì.